Il turismo è un tema importantissimo per Fiera di Longarone Dolomiti. Beh, già il nome lo dice, ci sono le Dolomiti, quindi le Dolomiti sono un parco naturale, un parco da visitare, delle montagne stupende che quindi sono al centro dell'attenzione dei turisti di tutto il mondo. Sicuramente deve essere ancora molto promosso, molto fatto conoscere e promosso appunto come località di destinazione turistica, però diciamo tutto il territorio del Bellunese è e deve essere attrattivo dal punto di vista turistico, quindi la fiera è del territorio, la fiera ha il 70% delle proprie quote in mano agli enti pubblici, deve fare gli interessi del territorio e delle sue imprese, ed ecco quindi perché il turismo è prioritario. Una seconda ragione anche perché noi nel 2026 avremo le Olimpiadi, dove si parla di sport, ma sapete che si parla anche tanto di turismo all'aria aperta, di turismo sportivo, di turismo esperienziale, tantissime forme di turismo, anche quello congressuale, e quindi anche proprio perché c'è il grande evento Olimpiadi 2026 dobbiamo essere pronti a dare il nostro servizio, ad essere a disposizione del territorio. Come lo fa Longarone Fiere Dolomiti? Beh, prima di tutto immergendo in tante fiere dei temi del turismo legati al turismo, per cui quando noi facciamo per esempio Agrimonte, che sarà a fine del mese di marzo, il tema dell'agriturismo è un tema fondamentale. L'agriturismo quindi è sicuramente per aree così belle come queste un attrattore importantissimo, ma non solo, c'è la fiera di costruire, sappiamo l'importanza che c'è nell'ambito della ristrutturazione degli alberghi, degli alloggi per le vacanze che devono essere sempre aggiornati, sempre diciamo moderni, con tutte le comodità che interessano ai turisti, e questo è un altro aspetto fondamentale. Lo può essere nell'ambito della grande fiera del gelato, perché è una fiera che attrae tantissime persone in queste aree e quindi a beneficio di tutto il territorio anche quella fiera è importante, ma è importante soprattutto la fiera che stiamo organizzando per la seconda volta, perché ahimè c'è stato di mezzo il Covid con tutte le conseguenze che voi sapete, che è la fiera Horeca, è la fiera per noi del turismo che si amplierà, però per il momento è fiera Horeca, e cioè la fornitura nei settori degli hotel, della ristorazione, del catering. Una fiera che vuole appunto cominciare da Horeca per diventare la grande fiera del turismo del Bellunese, la fiera che dovrà promuovere il turismo del Bellunese in tutto il mondo. Non certo da soli, perché Longarone Fiere tutte queste attività le svolge sempre in collaborazione, prima di tutto con i propri soci, che sono le associazioni di categoria e tutti gli enti pubblici più importanti del territorio, ma poi con la DMO, Longarone Fiere Dolomiti è socia della DMO, che è l'agenzia che per il Bellunese, per la provincia, per il territorio si occupa di promozione turistica, e difatti la DMO è sempre presente alle nostre fiere, come noi siamo sempre presenti nelle attività della DMO. Per esempio citiamo il turismo congressuale, noi siamo un punto importante, fondamentale nell'ambito di tutto il discorso DMO, turismo congressuale, per dare il nostro servizio, i nostri locali, la nostra sala congressi, ma anche tutti i padiglioni, i grandi spazi che si offrono per coloro che sono interessati a effettuare delle iniziative legate al settore del turismo. Ma la DNO sono tante altre attività di promozione alle quali noi partecipiamo, della bellezza del territorio, naturalistica, ma anche della cultura del territorio, ed eccoci ancora noi presenti con la fiera. E quindi Dolomiti Horeca è un appuntamento importantissimo che sarà in epoca di ottobre, all'inizio mesi di ottobre, insieme con Dolomiti Show, dove arriveranno i grandi tour operator di tutto il mondo, coordinati dalla regione del Veneto, quindi agenzie importantissime che hanno l'obiettivo di capire che cosa questo territorio offre, e quindi insieme con Dolomiti Show ci sarà Dolomiti Horeca. Però ecco, questo è l'inizio, noi abbiamo grandi ambizioni per il futuro, non dimentichiamo, le aziende del territorio del Bellunese sono importantissime in tutto il mondo, pensiamo all'occhialeria, e quindi possono essere importantissime proprio anche nel settore del turismo e del turismo sportivo. Abbiamo quindi, sia di qua che di là del Fadalto, aziende leader in una regione così importante, come il Veneto, in una provincia così importante come il Bellunese, leader mondiali. Abbiamo dei cluster fondamentali in vari settori dello sport. Ecco, queste aziende noi vogliamo valorizzarle, collaborare con loro e insieme con loro fare promozione dei loro prodotti, ma anche del territorio, perché la Fiera di Longarone Dolomiti non lavora solo per alcune imprese,
solo per se stessa, ma lavora per lo sviluppo di tutto il territorio. Non dimentichiamo mai che un euro che investe la Fiera di Longarone vuol dire 10 euro di maggiore ricchezza che cade sul territorio della Fiera di Longarone Dolomiti. Quindi questo è il nostro obiettivo, non pensare solamente a pochi, ma pensare allo sviluppo di tutto il territorio.